le regole assurde che appunto i reali devono rispettare, regole che a casa nostra magari non hanno neanche un senso, e quindi cerchiamo di capire attraverso questo protocollo reale di cose che non si possono fare il perché Meghan può essersi trovato un attimo un pesciolino fuor d'acqua. Allora, la prima regola è che Kate o Meghan devono mangiare in un modo preciso, ovvero dopo 3 forchettate devono appoggiare la forchetta. Il cucchiaio deve essere solo, il movimento del cucchiaio solo verso l'esterno, mentre non possono bere alcolici ma solo vino. Quindi questa è la prima regola a tavola. Poi, seconda regola. Questo qua vale per i principini e le principesse piccole. Allora, principe George non poteva mettere i pantaloni lunghi, ma poteva indossare solo i pantaloncini. Secondo la regina Elisabetta, solamente le classi piccole o medie possono portare i pantaloni lunghi fin da subito, ma il principino George potrà metterli da grande. Poi, per quanto riguarda il bagno, per esempio Kate o Meghan possono usare solamente le saponette e non il sapone liquido. La carta igienica deve essere rivolta verso l'alto e non verso il basso. Non possono avere riviste e non possono avere neanche candele profumate. Questa è la regola del bagno. Quarta regola per gli ospiti non possono aiutare in nessun modo la padrona di casa, che ovviamente ha una servitù apposta per essere aiutata, però gli ospiti non possono assolutissimamente, per nessun motivo al mondo, toccare bicchieri, posate, cose di questo tipo. Per sparecchiare, per esempio, non possono rifarsi il letto, non possono fare niente gli ospiti. Poi, per le situazioni formali, le principesse devono indossare cappelli, abiti da sera o cocktail, mentre la sera guanti e diademi. Però la regina non vuole gli eccessi, quindi non bisogna avere scollature, non bisogna avere troppe cose in evidenza, non bisogna essere, diciamo, la star, la celebrità che sta arrivando, ma bisogna essere sempre molto sobri. Poi, non si possono utilizzare parole estere. Per esempio, non si possono utilizzare francesismi per via del conflitto Inghilterra-Francia. Quindi non può utilizzare la parola toilette, omelette o pardon. Per accogliere o salutare le persone, Kate e Meghan dovevano appunto, come dire, adeguarsi agli usi locali, quindi stare attenti se bisognava dare 3 baci o 2 baci, che in quel caso potevano accettare, esattamente come ho visto una foto di recente del principe Carlo che appunto strofinava il naso a una donna, perché ovviamente a seconda degli usi del paese dove sono devono rispettare questi usi anche per quanto riguarda i saluti, quindi sono loro che si adeguano fuori dall'Inghilterra ovviamente agli usi del popolo. Poi non possono arrivare in anticipo ad alcun tipo di evento. Per il cocktail l'orario giusto è 10 minuti dopo, per una cena 5-10 minuti dopo. Se sono in ritardo devono avvisare raddoppiando il tempo del ritardo. Le principesse hanno una borsetta piccola tra le mani perché in realtà non possono stringere la mano e nessuno può stringere loro la mano, quindi soprattutto quando non hanno sui guanti stringono questa pochette per evitare di dover dire no a una stretta di mano. In realtà ho notato che Meghan, sapete che Meghan già per il contatto fisico in pubblico è stata comunque una delle ribelli di casa reale, insomma. Poi non possono mangiare i frutti di mare, quindi le ostriche per esempio, perché sono soggetti, altrimenti potrebbero avere, insomma, intolleranze alimentari e comunque conseguenze, quindi non mangiano pesce come ostriche o cose di questo tipo, molluschi. Kate, William, Harry, Meghan non possono firmare autografi e non possono neanche fare selfie. Ovviamente però possono firmare i documenti ufficiali. I reali non possono guadagnare soldi se non per associazioni benefiche o scopi benefici, quindi non possono lavorare. Quando la regina finisce di mangiare, tutti devono smettere di mangiare, ma la regina, prima di finire di mangiare, fa capire che sta per alzarsi, quindi per esempio sposta la borsetta, o comunque fa capire che da lì a poco il pranzo sta finendo e si hanno solo 5 minuti per finire il pranzo o la cena. E poi dal 2008 non si gioca a Monopoli nella loro casa perché è un vizio vizioso, diciamo è un passatempo vizioso quello di giocare con dei soldi finti, però comunque dei soldi, e quindi è bandito il Monopoli. E nulla, queste sono solo alcune delle regole reali, perché ce ne sono tante altre, come devono portare sempre i collant, non possono mai portare jeans o comunque
pantaloni, se non in occasioni sportive, quindi passeggiate all'aria aperta ovviamente, però non possono mai mettere jeans o pantaloni. Questo è un altro esempio, no scollature, quindi schiene e décolleté scollati. Non possono avere lo smalto colorato sulle unghie, ma solo il color nude. Non possono appunto avere chatouche, non possono avere extension, non possono essere too much, ecco. E nulla, fammi sapere se anche tu adori i reali d'Inghilterra, cosa ne pensi, ha fatto bene Meghan, ha fatto male Meghan, ha fatto bene Harry, ha fatto male Harry. Insomma, cosa pensi di questa famiglia reale? Che a me piace molto, io sono super appassionata, sono lì sempre a leggermi tutti i gossip di questa famiglia reale, io li adoro tutti. Devo dire che la regina Elisabetta, nonostante i suoi anni, sia veramente una donna d'esempio mondiale, secondo me. E nulla, questo è veramente tutto, io credo. Chissà se ho dimenticato qualcosa, perché ne so molte su di loro. Però queste sono veramente le cose principali, le regole principali, il galateo della regina Elisabetta, no? Per esempio giocare a Monopoli è una cosa comune, come anche in realtà ci sono tantissime altre cose che sono un pochino bislacche, però comunque devo dire che loro ovviamente sono i reali, quindi sicuramente c'è un'altra cosa, per esempio devono sempre girare con un abito nero in valigia, perché se c'è un funerale improvviso devono essere pronti. Questa è un'altra regola della regina Elisabetta, proprio perché a lei è successo, mi pare, con suo papà di essere, penso che abitasse a Malta in quel periodo, e di non avere l'abito adatto. Quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questa famiglia, io andrei avanti a fare video solo su di loro. Vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!